Siamo qui alla Betone con Perona e Zanon, italiani ma in forza la compagine thailandese. Attilio, raccontaci un po' questa avventura. Stagione un po' particolare per via del Covid, questo lo sanno tutti. Abbiamo scelto come base di allenamento e gare la Betone, che devo assolutamente ringraziare per la disponibilità di allenamenti, piste. Abbiamo collaborato tanto con i club locali e abbiamo avuto la fortuna di avere un numero incredibile di FIS cittadini, fra cui anche il Grand Prix a inizio mese. L'obiettivo per noi era passare i punti in vista di Pechino 2022. Abbiamo centrato questo obiettivo con Nicola e adesso guardiamo a fine stagione per fare ancora qualche FIS. Il prossimo anno si vedrà. Attilio, un'avventura con questo discorso dei tamponi. Prima ci raccontavi che torni a casa, farai anche 14 giorni di blindato in quarantena nonostante i 100.000 tamponi che hai fatto. Purtroppo i voli internazionali in questo momento sono ancora un problema, perché deve viaggiare, la quarantena in molti stati è obbligatoria a prescindere dal tampone negativo, e così dovrò fare, di lì non si scappa purtroppo. Nicola, brevemente raccontaci un po' la tua storia, questa avventura con la federazione thailandese, da diversi anni che sei in forza alla Thailandia. Sì, sicuramente devo ringraziare la mia federazione e anche Attilio, il mio allenatore, per avermi dato la possibilità di allenarmi, di far gare e di cercare di dare il meglio. Come è nata questa opportunità? Ma a dir la verità ho fatto il primo anno FIS e dopo, grazie a mio papà, grazie all'idea di mio papà, abbiamo fatto il passaggio dall'Italia alla Thailandia. Attilio, la federazione thailandese da qualche anno che ti abbiamo in giro, ci tiene un po' questo agli sport invernali, nonostante non sia un paese assolutamente, no? Sicuramente non è una nazione al top dello sci alpino, ma negli ultimi anni, grazie anche a degli sponsor che ci hanno supportato in maniera importante, ad un presidente, ad un consiglio direttivo della federazione veramente appassionati di sci, ci stanno credendo molto, stanno investendo molte risorse, non solo economiche, anche a livello di attenzione, di programmazione, di impegno. E un po' per volte i risultati, devo dire, si stanno vedendo. Abbiamo fatto gli yog lo scorso anno decentemente, abbiamo un ragazzino americano del 2004 che si è comportato molto bene a Bansko. E un passo per volta stiamo cercando di crescere e di guardare avanti. Nicola, l'anno prossimo c'è il sogno olimpico, che non è un sogno in realtà, che sarà, diciamo, l'appuntamento clou, no? Sì, forse della tua carriera, la cosa più... Sì, assolutamente, cercherò di dare il massimo e di fare una bella gara.